E ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati qui sul canale. Contentissimo di avervi qui. Negli scorsi video abbiamo trattato parecchie volte l'argomento università. Infatti vi ho portato un po' la mia esperienza come studente di scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche. La scorsa volta invece avevamo parlato dell'università in Africa. Oggi invece tocchiamo un argomento un po' diverso che riguarda più noi stessi che il nostro futuro lavorativo o da studente. Sicuramente dal titolo ti sarai reso conto che parleremo di un personaggio in particolare, ma prima di arrivarci voglio fare una brevissima introduzione e cercare di contestualizzare il tutto. Infatti viviamo nell'epoca del personal brand, no? Di questo brand personale, di questa nostra immagine che è importantissimo costruire per i nostri datori di lavoro in futuro, per la nostra immagine personale, per la nostra autorevolezza, per la nostra autorità nei confronti di chi ci guarda, dei nostri futuri dipendenti o dei nostri futuri capi. Infatti il personal brand è un'attività fondamentale che ognuno di noi deve pensare di costruire il prima possibile. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, aveva dichiarato che per lui il personal brand è quella cosa che fa parlare le persone di te quando esci dalla stanza. Quindi è di fatto l'immagine che tu lasci in giro. Quindi come personal brand noi in teoria potremmo identificare noi stessi come un prodotto vincente o meno da vendere alle persone. Oggi poi ci sono i social network che aiutano tantissimo la costruzione del personal brand in sé, partendo da LinkedIn che è un po' il nostro curriculum online, il Facebook del lavoro, dove possiamo condividere notizie, passioni riguardanti le nostre aspirazioni di carriera o quello che stiamo studiando. Ma non sottovalutiamo neanche Instagram e Facebook, soprattutto Instagram, perché anche lì è un po' una nostra raccolta foto, come era magari Facebook fino a, mettiamo, 5-6 anni fa. Ed è un album aperto a tutti ed è chiaro che un domani anche un nostro datore di lavoro, il nostro capo potrebbe vedere il nostro profilo. Ma giustamente voi mi potete dire da dove possiamo imparare tutte queste tecniche, come possiamo essere forti? Beh, ci sono tantissimi esempi in televisione, nelle serie TV, nei film, ma anche persone che esistono veramente. Pensate che uno dei personal brand più imitati in assoluto è proprio quello di Elon Musk. Per chi non lo sapesse, Elon Musk è cofondatore di SpaceX e Tesla, cofondatore di PayPal. Insomma, un mezzo genio. E pensate un po' che la sua immagine, il suo personal brand, era stato preso ad esempio per fondare l'immagine di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe. Bisogna imparare. È chiaro che Elon Musk è un esempio che può essere identificato come altissimo, ma guardiamo anche tantissimo alle serie TV. Infatti, quello che vediamo oggi è che moltissime serie TV, tantissimi canali, tantissimi film tirano fuori dei personaggi che sono d'esempio per noi, che ci caricano tantissimo. Basti pensare a Leonardo DiCaprio che interpreta Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street. Tutte le frasi che dice sull'ambizione, sulla determinazione, sul fatto che lui non molla, beh, caricano tantissimo le persone. Quante meme, quante foto abbiamo visto in giro per Instagram e per Facebook di frasi motivazionali dette da questi fantomatici miliardari? Beh, oggi vi vorrei parlare proprio di uno di questi, di Harvey Specter. Per chi non lo sapesse, Harvey Specter è il protagonista o coprotagonista della serie TV americana Suits, che narra le vicende di questo studio legale che si occupa di diversi affari, soprattutto nell'ambito finanziario e societario, in cui all'interno di questo ambiente lavorativo avvengono tantissimi tipi di vicende, dal tipo amoroso, dal tipo legale, lavorativo. Insomma, la storia è veramente lunga, vi consiglio assolutamente di andarvela a vedere un po', magari per gli aspiranti avvocati può essere interessante e soprattutto una carica aggiuntiva per raggiungere quell'obiettivo tanto amato. Ma anche per chi ama le storie di successo o comunque anche un po' di mindset differente. Lo trovate su Netflix e tra l'altro credo che non abbiano ancora caricato tutte le stagioni, nel senso che sono arrivati alla nona, però forse su Netflix ora sono solamente fino alla metà dell'ottava. Comunque andatevelo a recuperare, è lunga, però è veramente tosta. E come vi ho detto, Harvey Specter è il protagonista. E questo avvocato brillante,
figo che obiettivamente piace a tutti, che dichiara di aver frequentato Harvard, la scuola di legge, e di non aver studiato mai per un esame, ma nonostante questo ha passato tutti gli esami, quindi Harvey insegnaci a vivere, ed è diventato uno degli avvocati più richiesti e di successo della città di New York. Le sue frasi, i suoi comportamenti sono un esempio per tantissimi telespettatori. Più che altro quello che dobbiamo fare è forse trasportare la sua vita da fanfiction, o meglio, più che altro quello che dobbiamo fare forse è trasportare la sua vita di finzione nella realtà e cercare di tirare fuori delle considerazioni che possono essere più o meno utili per la nostra vita e per la costruzione del nostro personal brand. In questo video ne riassumo 5 fondamentali che ho trovato un po' in rete, un po' ne ho cercati di elaborare io, quindi ho fatto un po' un collage di tutto e devo dire che alla fine sono venuti fuori 5 punti molto interessanti. Ma partiamo su. Il primo aspetto fondamentale è curare l'immagine di noi stessi. Infatti, se ci pensate, un brand o un prodotto che cerca di vendere qualcosa se non cura la propria immagine può essere il prodotto migliore del mondo, ma di fatto non venderà mai niente. Questo accade anche proprio per noi stessi: se non curiamo il nostro aspetto esteriore, se non ci presentiamo bene davanti a un datore di lavoro, a una persona, a un amico futuro, a una ragazza, qualsiasi tipo di persona, rischiamo di essere un esperimento fallimentare. E se pensiamo ad Harvey, lui di fatto fonda tutta la sua immagine sulla sicurezza in se stesso. Quello che scopriamo anche durante la serie è che lui è tanto insicuro, ha tantissime paure perché è un essere umano. Però se ci pensate bene, davanti a un cliente, davanti a degli avvocati, lui fa trasparire un'immagine di se stesso forte, decisa e super autorevole. Il secondo punto, secondo me molto importante, sono gli alti standard di vita. La vita è così. A me piace così. Questo non significa che noi dobbiamo per forza diventare miliardari o milionari e raggiungere le vette più alte della città di New York. Ma alti standard di vita, appunto, non significa solamente soldi, ma significa anche obiettivi. Vale a dire non svendersi, ok? Cioè cercare sempre di ambire al meglio. Se io ho un sogno, lo voglio perseguire, faccio di tutto per farlo. Infatti una cosa che dice Harvey nella serie TV è: io non ho sogni, ho obiettivi. E questo credo che sia la frase più importante da imparare, da portarci dietro. Un altro punto fondamentale, che è il terzo punto, è proprio quello del fare il proprio lavoro. Infatti possiamo essere sicuri, possiamo dare un'ottima immagine di noi stessi, possiamo avere tantissimi obiettivi, ma questi obiettivi devono essere perseguiti. E per farlo serve tanto lavoro, tanta dedizione e tanta determinazione. Solo con lo studio, ma non vuol dire lo studio universitario, lo studio scolastico, ma anche uno studio più ampio su noi stessi, su quello che ci circonda, può farci fare effettivamente il salto di qualità e arrivare ad altissimi livelli. Infatti Harvey non lascia mai nulla al caso, è sempre il primo della lista, è sempre quello che si sbatte per gli altri. Il quarto punto, secondo me, è forse quello più importante, riguarda lo stile e soprattutto il look visivo. Nel primo punto sì, abbiamo visto l'immagine di noi stessi, il come presentarsi alle persone, ma forse andava più interpretato dal punto di vista psicologico, nel senso di avere una forte autostima in noi stessi per creare una forte immagine di noi stessi. Qui invece andiamo proprio all'aspetto più esteriore. È chiaro che se un domani andiamo a un colloquio di lavoro, a un qualsiasi appuntamento formale, non possiamo andarci con una semplice polo, dei pantaloncini corti e le ciabatte, ma dobbiamo creare anche lì un'immagine molto forte di noi stessi. Le cravatte parlano per noi. Infatti, se volete saperne di più sul colore delle cravatte, andate a visitare la nostra pagina Instagram di Cotidi, ve lo lascio qui in descrizione. Avevo fatto un post a riguardo sul colore delle cravatte. Ma non abbiamo solamente il colore delle cravatte, il colore del nostro vestito, ma anche il linguaggio del nostro corpo. Come muoviamo le mani, se guardiamo negli occhi le persone, le risposte che diamo, se balbettiamo o meno. Tutto questo è un aspetto fondamentale da curare, perché io credo che in questo caso l'abito fa il monaco. Andiamo a vedere il quinto e ultimo punto, che credo che sia anche questo molto importante. Sono 5 punti in realtà interconnessi tra di loro e di cruciale importanza, e riguarda l'aspetto fisico, ma dal punto di vista di condurre una vita sana e regolata. Infatti Harvey tira di box, va a correre, si spacca di palestra. Perché è vero il detto mens sana in corpore sano, nel senso che noi possiamo curare benissimo tutti gli altri aspetti, però dobbiamo anche cercare di avere la mente lucida, la mente sana e anche un corpo attivo. Perché in realtà la forma fisica è molto sottovalutata da tantissime persone ed è in realtà un punto cruciale per il nostro successo. Se abbiamo un corpo che funziona, se abbiamo una mente lucida, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Anzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Sicuramente non è brevissimo, è un po' lunghetto, però credo che sia importante anche sottolineare
certi aspetti. Siccome avevo parlato anche un po' dello sviluppo personale, credo che questa parte rientri tanto in questo calderone dello sviluppo, di come possiamo presentarci agli altri, su come possiamo sviluppare anche un po' la nostra immagine. Mi scuso anche se non ho fatto magari più tanti video riguardanti settimana da CEO, anche robe un po' più divertenti, ma siamo tutti in sessione d'esame, tutti noi studenti, quindi dobbiamo cercare anche un po' di amministrare i video studio e robe varie. Ma quotidiano non molla un colpo, quindi assolutamente noi ci siamo tutti mercoledì e sabato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche se volete altri video così, ne usciranno sempre di più chiaramente. E tra l'altro poi anche qui sto pensando un po' di novità, restate connessi. Mi raccomando, ci vediamo presto, ci vediamo sabato, un bacione a tutti. Qualunque cosa tu stia facendo, fermati. Aspetta, questo è interessante. Paula O'Neill, l'ex impiegata della Dryback di cui parlava Stan, ha sporto denuncia per licenziamento senza giusta causa. La denuncia è scomparsa. Davvero? Fammi vedere. Ecco. Vieni con me.